ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Allora, un video di pulizie proprio da zero, partendo da zero, perché come al solito ho la casetta messa male. Stamattina sono dovuta andare dal dentista, quindi sono uscita di casa praticamente alle 10, sono rientrata ora che sono le l'1:20, quindi poi sono passata a prendere due cose in Coop, tra cui le cose per fare il brodo per stasera, perché non posso mangiare cose diciamo dure, devo mangiare cose morbide, quindi ho pensato vabbè, un bel brodino ci sta. Mattia intanto è qui che giocherella, la tavola con la Daiso mi è rimasta da ieri sera, il tappeto tutto insomma pieno di giochi, il divano messo molto male, insomma il reparto notte è tutto da fare. Quindi ragazze, ragazze e ragazzi, io adesso per primissima cosa metto su il brodo, così lui va e poi niente, ciao, la cena pronta e niente, voi state con me e godetevi il video anche per me, mentre io invece dovrò andare a fare tutto. Poi in queste sere comunque andrò a fare pure l'albero. Sinceramente avevo voglia anche stasera di fare l'albero. Boh, vediamo se riesco a mettere tutto in questo video. Insomma, non lo so, boh. Andiamo avanti passo per passo. Allora, eccomi qua. Ho messo appunto nella pentola il pezzo appunto della carne per il bollito, la cipolla e il sedano. Sono due sedani, una bella cipolla e tre belle carote che sono sotto appunto il pezzo della carne. Adesso aggiungo l'acqua e poi vado a mettere il sale e inizio a farlo andare. Thank you.
Qui stavo lavando la griglia con acqua bella bollita, si vede anche il fumo, perché avevo fatto le bistecche la sera prima e non l'avevo lavata e quindi era bella grassa appunto e oleosa. Quando diciamo non, magari faccio solamente delle verdure, quindi non è tanto unta, diciamo, delle volte mi capita di metterla anche in lavastoviglie, ma solamente delle volte. Poi, se no, la maggior parte delle volte invece la lavo così a mano. Allora, mi ritrovavo in un negozietto dei cinesi e nello scaffale appunto dei detersivi ho rivisto il mio Alba sgrassatore spray che avevo lasciato un po' indietro. Avevo portato avanti, diciamo, altri prodotti e lui l'aveva un po' accantonato. Ma come l'ho rivisto, mi si sono illuminati gli occhi e l'ho ripreso al volo anche perché il prezzo è basso, l'ho pagato tipo 1,20 euro, 1,25 euro. E ragazzi, anche questo è fenomenale. Fa un po' di schiumetta, però basta tipo solo una spruzzata e vi basta per tutto il lavello. E sgrassa veramente molto e poi lucida all'acciaio, poi lo utilizzo anche per pulire i piani, insomma, di lavoro. È veramente un ottimo prodotto. Il sapone Alba, sapete anche in passato quanto ne ho parlato bene, anche della saponetta, del detersivo. Insomma, veramente rimane uno dei miei prodotti preferiti. La zona soggiorno dove Mattia mi ha fatto un botto casino, a parte i giochi, vabbè, quello non è un problema, ma mi ha sgretolato tutto questa scatolina in polistirolo, l'avevo appoggiata sul tavolo, lui me l'ha presa e me l'ha tutta tutta sgretolata, quindi niente, mi devo mettere all'opera.
Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale se vi piace appunto questo genere di video, di pulizie, di idee e insomma tanto altro. Iscrivetevi appunto al mio canale. Oltretutto ci saranno delle super novità in casa che riguarderanno ben due stanze, quindi non ve le perdete. Vado a rassettare anche qui l'ingresso, perché insomma ci tengo in particolar modo, visto che è proprio diciamo, il benvenuto, no, che diamo a casa nostra, sia per noi che per gli ospiti. Quindi vado a mettere le scarpine di Mattia fuori, vado a mettere quello che è da lavare nella cesta. Vado ad abbassare i termosifoni perché l'avevo alzati, mi era preso un attimo freddo, poi l'ho riabbassati perché facendo tutte queste pulizie mi era preso caldo e quindi le ho abbassati. Vado a togliere questo tappeto che scoto fuori tutti i giorni e appunto vado a sbatterlo fuori anche oggi. Voi come la riutilizzate il bollito, insomma, la carne del brodo, poi una volta, diciamo, venuto il brodo? Io di solito
ci sono tre, faccio tre opzioni, dipende, a volte la scaldo e la mangio così, la mangiamo così con la maionese, oppure preparo la salsa verde e l'accompagno con la salsa verde, oppure la taglio tutta a pezzettini, prendo una padella di quelle antiaderenti, ci metto aglio e olio e la faccio tutta un po' arrostire in quel modo, con anche tutte le verdurine che sono rimaste. E solitamente faccio uno di questi tre metodi. Stasera la mangiamo con un po' di maionese. Mentre per Mattia i tortellini, perché la pastina non gli piace, io utilizzo i quadruccini all'uovo, però lui non le mangia, quindi gli ho messo i tortellini. Io ho preso questi qui della rana, sono molto buoni, il prosciutto crudo. E ragazze, qui siamo al giorno dopo, perché poi ieri abbiamo mangiato più tardi, il brodo era venuto squisito, veramente buonissimo, io amo il brodo, se è fatto bene, se la carne è buona, insomma, lo adoro. E niente, poi sono andata a letto perché ero stanca. Qui siamo il giorno dopo, dove mi dedico alla pulizia del lampadario qui in soggiorno, perché essendo tutto in gocce di vetro, insomma, si va ad accumulare un po' di polvere e le gocce si opacizzano un po'. Quindi ora era un po' che non lo passavo, io semplicemente prendo acqua, ci metto 2 o 3 gocce di detersivo per piatti, così sgrassa bene e intanto togli tutta la polvere. E niente, vado a fare questa operazione qua oggi. Vado adesso a pulire anche il lampadario qui in cucina, perché vi giuro c'era un bel po' di polvere sopra. E quindi nulla ragazze, mi manca da fare il lampadario poi che va nel reparto notte, poi voglio pulire anche la pala in camera. Quindi niente, io proseguo, io vi mando un grosso bacio, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi motivato, di avervi dato qualche spunto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!